la sciagura avvenuta alla Superga vicino a Torino, un avverso crudele destino, 31 giovani la morte rapì. Il Torino, la squadra più forte, da 5 anni campione d'Italia, a Lisbona era scesa in battaglia per difendere il tricolore. Nel ritorno col tempo cattivo, l'aeroplano sfidava la sorte, il agguato è pronta la morte, segnato l'atroce destino. 4 maggio alle 17, su Torino c'è un denso nebbione, l'apparecchio fa segna l'azione per poter sul campo atterrare. Ma uno schianto, uno scoppio tremendo, solo un tratto correndo boato, l'apparecchio è precipitato, a Superga il colle fatale. Caperrogo così spaventoso, i cadaveri recuperati, tutti quanti carbonizzati, di 31 nessun si salvò. La grande squadra con le riserve, 18 atleti famosi e potenti, 3 giornalisti, 6 dirigenti, tutti scomparsi, poi 4 aviatori. Rigamonti, baci da lupo, Castigliano, Menti, Maroso, Valentino, Mazzola, famoso, capitano del grande squadron. Italiani di tutti i partiti, al di sopra di ogni opinione, nello sport han trovato l'unione, affratellati dal grande dolore. Al glorioso Torino un saluto, in quest'ora